E fu così che... Ehi, hanno bussato! Ah, ma che non ti sfugge niente. Avanti, avanti. Avanti. Ciao a tutti, sono Mera. Ciao, ciao Mera. Ciao Mera. Siediti pure. Ciao Mera, cosa ti porta da queste parti? Sono alla ricerca di una persona, vengo da molto lontano. Però non so bene chi sia, un certo Tobru, non so. Ma? È lui? Dimmi di cosa hai bisogno. In realtà non so bene che cosa mi succeda, è che ho un dolore al petto qui, soprattutto quando guardo le immagini del mio paese, e non so proprio che cosa mi succeda. Ma è da tanto che sei lontana dal tuo paese? Sono partita ormai 10 anni fa. Ero poco più che una bambina. I miei genitori mi hanno pagato un sacco di soldi per allontanarmi dalla guerra. Sai, nel mio paese, l'Etiopia, c'era la guerra. I miei fratelli più grandi sono stati mandati in guerra, ma mio padre non ha voluto che la stessa sorte capitasse anche a me e per questo mi ha portato qui in Italia. Capisco. E quindi poi sei arrivata in Italia. E come ti sei trovata qui? Qui è tutto bellissimo, sono stata accolta in una comunità familiare, dove vivo ancora, ed è davvero come stare in una famiglia. Non mi è mai mancato niente. Mi hanno sempre trattato benissimo e mi hanno, diciamo, visto come una figlia, una sorella. E poi quest'anno sosterrò la maturità e poi adesso frequento l'oratorio. E il Don mi ha insegnato un sacco di cose sulla vita di Gesù e i suoi insegnamenti. Dalle tue parole e dal tuo volto sereno si capisce che hai ricevuto tanto amore. Adesso è venuto anche per te il momento di donare un po' di questo amore anche a chi è in difficoltà. Hai proprio ragione. Il Don mi dice sempre che è molto più bello donare invece che ricevere. Io ho ricevuto tanto dall'Italia e dagli italiani e adesso tocca a me donare qualcosa di mio. Grazie, saggio della montagna. La parola che cercavo era proprio donare. Ma grazie a te per la tua testimonianza. E ricordati che se in futuro avrai bisogno, io sarò sempre qui pronto ad ascoltarti. Dai, ora va e datti da fare. Grazie, grazie davvero. Buona fortuna. Grazie, perché grazie a te abbiamo compreso il significato di un'altra parola.